Contro il Taranto capiremo chi siamo, si era espresso così alla vigilia Massimo Rastelli facendo riferimento alla settimana tipo di lavoro che si era appena conclusa. Probabilmente, anzi sicuramente, le risposte per l'allenatore biancoverde sono arrivate, piuttosto chiare. L'Avellino è vivo ed ha saputo reagire con fermezza, i due KO di fila contro Giuliano e Picerno, si è assunto la responsabilità Rastelli e ha tranquillizzato la squadra pensando solamente a lavorare e a preparare al meglio la partita contro i pugliesi di Capuano. Dopo un primo tempo non emozionante ma comunque chiuso in vantaggio con un rigore di Trotta, i segnali della ripresa sono stati incoraggianti. Un piglio diverso, una squadra più coraggiosa nelle giocate, nella convinzione dei propri mezzi. Alcune note liete emergono forse più di altre. Parliamo ancora una volta della coppia centrale composta dal giovane Moretti e da Auriletto, capaci di non subire reti insieme al reparto arretrato dopo quasi due mesi. Era Avellino Potenza, 1 ottobre 2-0 per i Lupi. In un momento così ogni dato va sottolineato e analizzato per vederci i margini di miglioramento che può avere la compagine irpina. Russo fa il bello del cattivo tempo, Trotta dal dischetto è un cecchino. Casarini schierato davanti alla difesa tampona e riparte con qualità realizzando anche la rete del 3-0. Buona la prova di Gambale che fa la boa e permette ai compagni di giocare meglio. Il giovane Maisto poi non è più tanto giovane. In campo sta cominciando ad avere il passo del veterano, aiutato ovviamente dalla sua grande tecnica. Due gare da titolare a discapito di Franco e Garetto. Tre punti pesanti che danno respiro. Respiro che dovrà aumentare mercoledì sera contro la Juve Stabia. Un respiro ritrovato anche da Murano a segno per il poker. Domenica prossima poi trasferta a Torre del Greco, insomma due derby da vincere per un Avellino che deve svoltare definitivamente.